La 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 la. La 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 la. La 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 la. Tonight. La 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 la. Summer is crazy, ragazzi. Sì. The summer is crazy. E sarà una crazy summer anche questa, Big. Che bello, che bello. Intanto io combatto con i miei social. Che... Big, tu hai sempre qualche problema da risolvere. Sì, sì, sì. Un problema atavico. Un problema eterno. Di connessione, un connessione. Problema di impostazioni. Io voglio... Un problema esistenziale. Sì, anche quello. Io voglio tornare al papiro. Al papiro, sì. Voglio avrai scrivere... problemi anche col papiro, sicuro. Non trovo il papiro. Ok. Un papiro impermeabile. What's time now? Le 11, ragazzi, siamo a metà strada, sì. Ancora non sappiamo che se magna, non sappiamo dobbiamo niente. Dobbiamo andare a vedere un attimino. Intanto questo è il momento di uno stuzzichino che fra un po' arriverà. Ma no, non era arrivato qualche comunicazione? No, non è arrivata ancora. E io sono negato. Arriverà, poi, arriverà. Sei capito? Va bene. Arriverà. Intanto le nostre bambine si stanno divertendo un mondo, non vanno in spiaggia perché ci sono sono le alghe questa mattina, quindi sono nella nostra splendida piscina a farsi il bagno e giocherà. Io voglio salutare mio fratello. Ciao fratello. Perché chiedi? Hai un fratello? Hai un fratello? Sì, hai un fratello con l'aria sorpresa. Pensavo di no. Infatti non... Sì, ho un fratello. No. Un fratello. Ciao bro. Ho un fratello che si chiama Francesco. Ciao Francesco fratello che non si capisce da sé fratello. Sono quei fratelli che ti scegli. Un fratello nella vita. Ah, un amico fratello. Un fratello. Lui è fratello. Lui è Francesco Moschella. Ciao fra. Ciao fratello. Ciao fra. Dice che dice. Dice che dice. Stiamo a fa. Beh, chissà se ci ascolta. È impazzita, è impazzita. Bene, mio fratello è figlio unico, sì. Senti, vogliamo parlare di music? Parliamo di music. Se ti porto a Londra, in Inghilterra, ancora una volta, e balziamo negli anni 80. Mi porti spesso a Londra, però, ti porto a Londra, perché sì. La New Wave, la musica inglese, poi ha avuto un grande spessore, specialmente fra i 70 e gli 80, fino ai 90, diciamo. E c'era un personaggio nato a Londra, poi espatriato in Scozia, un personaggio fantastico, c'è ancora. Lui è diventato anche baronetto. Parliamo del grande Rod Stewart. Sì. Istrionico, caratterizzato da una voce graffiante. Anche lui, oltre 100 milioni di dischi venduti. Scusate se poco. Scusate. Sì. Nell'83 tirò fuori questa Baby Jane. Riuscì ad andare in vetta anche in Inghilterra. Non era mai arrivato prima nella sua terra natale. Con Baby Jane ci arrivò primo per varie settimane nella famosa Tops of the Pop. Fino ad allora non era mai dato questa gioia artistica. Grande Mr. Rod Stewart. Sentite la canzone è molto estiva, molto piacevole. Parla di una certa Baby Jane. Sentiamo. To talk to.
is my best defense. I'll get through without you. Come dicevi tu, big, elegante, il nostro Rod Stewart, anche se grande, con quel capello, un po' da istrice, mi sembrava la sorella di Tina Turner. Di Tina Turner, è vero, sì, ma avranno fatto anche qualcosa insieme, se non sbaglio. Sì, hanno fatto proprio un album, mi pare, insieme. Vedi, e intanto vogliamo ricordare che siamo sempre qui sintonizzati su CRT Radio, una costola di CRT 3 se n'è andata a Melito, ma siamo sempre Radio CRT. Con questa souvenir, questo appuntamento estivo con gli amici in spiaggia al mare qui dal Lido Sant'Egidio. Intanto lanciamo un appello, ma più che altro una notizia che ci rende un po' tristi, perché centinaia di elefanti stanno morendo misteriosamente. È un disastro ambientale senza precedenti. Sono arrivati a 350 gli elefanti morti in Botswana. Purtroppo sì. Stanno indagando appunto su questo misterioso decesso, anche se si escludono atti di bracconaggio, visto che ai pachidermi non sono state prelevate le zanne o non sono stati rilevati avvelenamenti. In realtà ne so un po' di più, perché io ho seguito queste cose. In Botswana c'è un problema di virus, nel senso che ancora una volta gli uomini hanno portato un virus che questa volta è andato contro gli elefanti in questo caso, quindi un'equipe di scienziati sta studiando questo virus, proprio probabilmente è proprio un virus che portato da noi umani verso gli animali, che sta creando questa moria di questi grandi amici che sono gli elefanti. Sì. Quindi è una cosa poi molto triste. Un disastro ambientale che si aggiunge a quello recente appunto anche in Australia dopo gli incendi. Quindi koala, l'estinzione. Siamo messi bene, ragazzi. Siamo messi bene. Dove mettiamo le mani noi è la fine del mondo. È la fine del mondo. Siamo noi il vero guaio. Bene, Big, continuiamo. Io ti porto da un gruppo latino-americano di New York. Sì. Il brano di maggior successo è del 2002 e si intitolava Gli è cascato il ponte alla demica. Obsession. Non mi...
Vabbè, al ritmo di, ma ero troppo impegnata a fare la baciata, Big. Al ritmo di baciata non vi facciamo ascoltare quella, ma vi facciamo ascoltare Quando Volverás. Gli Avventura. Ah, Gli Avventura. Pasa con mi mami, que ya no me quiere ver, ya no me quiere hablar. Se fue una mañanita sin motivos, sin dejarme una cartita ni una seña de a dónde estará. No merezco lo que me hiciste, morena. Yo no como, ya no duermo esperando tu regreso. Ay Dios, ¿cuándo volverás? ¿Cuándo volverás? Ay, dime mami, ¿a dónde tú estarás? ¿Cuándo volverás? ¿Cuándo volverás? Dime morena, ¿y a dónde andarás? ¿Por qué? ¿Por qué me haces esto, mujer? Si siempre yo te quise, ven y vuelve otra vez. ¿Por qué? ¿Por qué me haces esto, mujer? Si siempre yo te quise, ven y vuelve otra vez. Mario, poi dopo il corso di baciata. Let me find out.